Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Torniamo oggi a parlare di comuni, di due comuni in particolare della provincia di Firenze, spesso accomunati per la prossimità territoriale, eh, ma distinti, ovviamente lo sono, ne abbiamo qui la rappresentanza con i due sindaci, anche se diverse politiche comuni sono sul tavolo proprio in, in questi giorni e in questi mesi, nei mesi a venire, visto che entrambi i sindaci sono stati eh, eletti o rieletti in un caso eh, nell'ultima tornata elettorale del 2019. Mi fa piacere avere in studio Angela Bagno. Che è sindaca di Lastra Signa, buonasera e benvenuta e buonasera e bentornato a Gian Piero Fossi, Sindaco di Signa. Buonasera. buonasera allora, come dicevamo, due territori limitrofi ma eh, diversi in un certo senso, anche se sono più le politiche che vi accomunano, almeno soprattutto le sfide strategiche, forse in qualche modo eh, che vi tengono eh, legate allo stesso tavolo. Vorrei partire un po' da questo tema qui. Ehm, visto che ultimamente insomma, vi state muovendo spesso anche insieme parto da Angela Bagni. Eh, è importante cercare come dire, di stabilire una relazione, una correlazione? Forte con i vicini di casa, diciamo sì, anche perché come si dice cioè vale il motto un po' uniti siamo uniti più forti. L'Unione fa la forza? Sì, ritengo di sì, ritengo sia fondamentale su temi che ci accomunano, quindi il tema che sta a cuore a tutti è la risoluzione del problema della, della viabilità. Problema che che è il nodo centrale, no? È il nodo centrale che accomuna questi due comuni ma non soltanto questi due comuni perché il problema è di tutta l'area metropolitana. Infatti ci stanno sostenendo in questa battaglia mm. in maniera forte anche il sindaco di Scandicci Sandro Fallani che è anche consigliere delegato della città metropolitana per quanto riguarda le infrastrutture, ma anche poi il sindaco di Campi, Emiliano Fossi mm. e poi tutti anche gli altri sindaci perché il problema della viabilità e eh, i flussi che sono in aumento nei nostri comuni e la mancanza di un ponte sta creando grossi problemi mm. sia ai nostri comuni ma a tutta l'area metropolitana, in particolar modo anche al polo industriale di Scandicci, il polo industriale esatto. che è in crescita. Abbiamo appresto fortunatamente anche l'apertura di questo nuovo brand mm. eh, di Saint Laurence, quindi tanti posti di lavoro, però il problema è della del, nella quotidianità di come arrivare a lavorare è chiaro, è chiaro, nello sviluppo di un territorio di un'area, un soprattutto qua, quando c'è un polo industriale importante come quello di Scandicci eh, diventa fondamentale come dire, per essere poi una smart city visto che Firenze, la città metropolitana di Firenze eh, si vanta giustamente di essere come dire, anche apripista su tanti progetti hanno mm. a che fare con una città più connessa più rapida, più veloce, evidentemente non si può prescindere dalla viabilità eh, forse volevo, tra poco sentiremo anche le interviste di un po' di cittadini che siamo andati che abbiamo raggiunto questa mattina proprio su quel fatidico ponte, però volevo sentire anche da lei. Insomma, più che altro se sente la vicinanza delle altre istituzioni. No? Bagni parlava della città metropolitana come luogo, come tavolo, anche evidentemente, dove la concertazione può essere più forte e dove quell'unione si deve far sentire in maniera eh, maggiore. È d'accordo. Insomma, è quello. che stiamo, stiamo vivendo una stagione molto interessante dove si sta ridisegnando la grande Firenze. La grande Firenze. Che va ben oltre ai confini dei viali, che va ben oltre i comuni strettamente adiacenti. Firenze si sta allargando in ogni elemento, e tutto lungo la vallata dell'Arno c'è quella che viene chiamata da qualcuno legato al mondo della moda l'Arno Valley, dove mm -hmm. i più grandi Brand, elementi Valley. hanno tranquillamente sede. Il nuovo ponte sull'Arno sarà una struttura fondamentale che allarga Firenze. Quindi, non serve soltanto per dare respiro e unire maggiormente le due comunità di Signellastra, serve per allargare Firenze all'Ovest, serve per creare un mondo vivo che fa perneo su comunità che sanno ben lavorare e ben interagire. Sini e Lastra in questo parlano con la stessa voce. Mm. Eh, facciamo così, vediamo se anche i cittadini di Sini e Lastra parlano con la stessa voce, purtroppo sì in un certo senso, visto che sono accomunati appunto dal disagio di questa realtà che poi, come sentirete dalle interviste, eh, magari non sanno bene a chi in qualche modo imputare, soprattutto non, non viene imputato direttamente anche ai comuni, però di fatto percepiscono qual è eh, il problema, il limite di questa infrastruttura, dell'infrastruttura mancante in modo particolare. Sentiamo i cittadini. Come vivete questa situazione? Eh, non, non viviamo bene, nel senso che io non è tantissimo che sto qua a Signa, però è anche vero che le persone che ci stanno da tanto vivono veramente nello smog e nel traffico, cioè non è vivibile, veramente. Un po' di disagio sì, perché c'è molto traffico, molte macchine, anche, anche smog, e dalle 7 fino alle eh, 9 e mezzo e anche dalle... 5 Fino alle 8 c'è traffico che escono dalle fabbriche, tornano a casa, quindi la Fipilì, lì, l'autostrada, la Livornese è intasata. È l'unico ponte, c'è cioè la Livornese, li, li porta sul ponte, quindi collega Signa, collega Sesto, Campi, tutti i paesini di San Donnino, tutti i paesi sono di là e quindi la gente, altre strade non ci sono per passare, solo questa c'è. Qui a Signa c'è sempre un sacco di macchine, soprattutto in via Roma e dal ponte ne passano sempre di continuo e si può vedere anche da via Roma che le case sono arderite, piene di smog. Di inquinamento. Infatti, puoi leggere anche i manifesti che chiedono sempre di questo nuovo ponte. Io sono nativo di qui proprio, ho male 63 anni, abito qui e <ride> quindi. E purtroppo anche si risente anche dal punto di vista anche della salute e, di e disagi anche dal punto di vista economico. Perché io ho uno studio e vedo tanti clienti che snobbano Ponte Assigna perché non vogliono abitare qui. Quindi, non cercano le case a Ponte Assigna, vogliono altre zone, come Signa, via Roma, è una, una zona che è inquinata, eccetera, eccetera. Visto che non è tanto che sta qua si è fatta però comunque un'idea di com'è. Sì, la mia idea è di andare via velocemente. Come vivete questa situazione? Ma molto male, cioè, ci sono parecchie macchine, infatti una cosa è invivibile nel, nel giorno d'oggi soprattutto. Sì, siamo indignati, quello sì, perché fondamentalmente crea un po' di problemi per chi magari deve fare girare per qua, portare i bambini a fare qualche sport, magari andare a prendere la scuola, perché sono scuole comunque alla Strassigna, scuole a Porto di Mezzo, eccetera, eccetera. Fai la spesa, qualunque cosa. Sì, questo fantomatico ponte che fanno manifestazioni su manifestazioni, ma il fatto sta che ancora non, almeno i lavori, non, non se ne vedono. Per cui penso che sia tutto fermo, non so di chi sia la colpa, se la rimbalzano continuamente, tra comuni, tra regione, tra Stato. Poi in Italia si sa come vanno, quindi non si dovrebbe fare, con questo nuovo sindaco anche sembrerebbe propensa all'idea di fare un nuovo ponte, però le cose sono sempre ferme, non si sa come andrà a finire. E questo fantomatico ponte che dovevano costruire? Eh, eh che lo sai te. Sì. Va bene, adesso c'è un po' di scoraggiamento evidentemente nei cittadini, però visto che li abbiamo qui entrambi i sindaci, eh, proviamo a dare un po' di concretezza. Vani, parto da Leno. Intanto la responsabilità, che poi non è particolarmente importante, l'importante è farlo no? e realizzare questo nuovo ponte, però, come dire, vale la pena anche mettere un po' i puntini no? Certo, prego. Certo. Ma la responsabilità è. Visto che voi siete sì, a fianco è... no? anche eh, nelle associazioni, spesso nelle manifestazioni ci sono è state. Mi è sembrato giusto mm. accogliere la voce del comitato, e poi la dimostrazione è stata la manifestazione mm. che abbiamo organizzato in maniera congiunta prima di Natale. E noi devo dire a questo punto crediamo anche nel percorso che ha messo in atto la Regione, voluto da, dai due comuni e anche sostenuto dalla città metropolitana. Il progetto è a valutazione di impatto ambientale, quindi è stato fatto un grosso passo avanti e la regione ha rispettato gli impegni presi per quanto riguarda i tempi di progettazione, quindi aspettiamo questa risposta della valutazione, dopodiché ci saranno le fasi successive per la realizzazione del progetto esecutivo. I finanziamenti eh, erano stati individuati. C'è una parte che come tutti sappiamo è legata all'aeroporto, sì. vediamo questa parte, poi se la cosa non va a buon fine, vediamo, c'è tutta una valutazione giudiziaria in corso è e quindi se questa cifra che non è poca verrà a mancare, la regione, in particolar modo Rossi che ora è a fine legislatura, però... Il eh, nostro candidato perché tutti e due siamo sindaci che eh, abbiamo, lo abbiamo già espresso in maniera esplicita il sostegno di Eugenio Ogiani ha messo il ponte, il ponte uno dei primi, dei primi mm. punti della, della priorità, delle, no? delle priorità per quanto riguarda le infrastrutture quindi, quindi anche a parte garante laddove i fondi dell'aeroporto poi in qualche modo si arenassero sì, nel, sì. e anche poi è stata ripresa questa cosa anche dalla città metropolitana, dal consigliere Fallà Abbiamo prossimamente un incontro con la Regione prima della chiusura della legislatura per garantirsi questi fondi che nell'eventualità dovessero venire a mancare quindi vogliamo di... star tranquilli su questo perché la progettazione sta andando avanti mm, diciamo quindi comunque, il programma non si fermerà diciamo così il, il, il progetto andrà avanti eh, anche al di là delle questioni legate all'aeroporto sono le vicende che appunto purtroppo eh, stanno insieme anche se poi sono, sono separate eh, dai fatti no? eh, Sindaco, sì, forse si sente di dire qualcosa, insomma anche i cittadini ce cioè, ne sono tanti anche del suo comune anche la persona dice io sono arrivato da poco ma spero di andarmene tra poco perché non ci vivo bene, no? Perché poi è una questione ha a che fare con la vita quotidiana di tutti i giorni chi porta i bambini a scuola, chi va a lavorare, che ha un'attività economica eccetera eccetera. Io sono nato a Signa, amo Signa e per nessun motivo la lascerei lo dico molto tranquillamente perché una terra non è né di chi ci deve vivere un po' né altro, è di chi la ama e io penso che quando si abita un territorio dobbiamo entrarci dentro, dobbiamo cercare di capirlo, dobbiamo cercare di amarlo. Se lo prendiamo come punto, come se fosse un luogo come gli altri, perde completamente la sua forza. Però noi lavoriamo profondamente su questo, perché noi alle signe ci teniamo profondamente. Noi, questo ponte, lo dico, lo faremo. Lo faremo perché siamo determinati a farlo, perché abbiamo trovato partner. Forti nella regione toscana dal punto di vista politico e tecnico, che potranno portare avanti quello che è un passaggio importante. Chiaro, un ponte sull'Arno, un ponte sul Bisenzio, su due ferrovie, su uno dei fossi che passa sopra una luog un luogo particolare di interesse comunitario, come tutta la zona delle Nai, non è una cosa che si fa in due anni o tre mesi. È un qualcosa che ha bisogno del suo tempo. E stiamo lavorando perché il cronoprogramma che abbiamo razionalmente e realisticamente portato avanti insieme alla regione toscana abbia il proprio sviluppo, lo sviluppo che arriverà alla fine di una chiara realizzazione. Sono convinto che verrà fatto perché questo non è un contentino per due comuni, ma è, ripeto, l'ho detto nel mio precedente intervento, lo sviluppo a occidente di Firenze, è l'ingrandimento di una realtà e di comunità che hanno bisogno di spazi vitali e questo ponte garantirà alle industrie della riva destra e della riva sinistra dell'Arno adeguato collegamento e un passaggio forte che vedrà tutte le segne in un ruolo diciamo determinante mm. e centrale Beh, del, certo. del fiorentino assolutamente, eh, senta sindaco poi chiediamo questa parte insomma anche su questa questione, nella seconda parte parleremo insomma anche di, di molto altro, di turismo cultura, perché poi ovviamente come dire di, di, di economia, le, le, le signe sono molto più di, che soltanto questo ponte eh, però l'ultima parola volevo chiederle su questo eh, sarete e continuerete a essere comunque a fianco dei cittadini, immaginate che insomma anche campagne eh, di, più che di sensibilizzazione insomma per spiegare anche il cronoprogramma cittadini forse c'è anche bisogno di quello, no? che emerge un po' più di chiarezza e di comunicazione sul cronoprogramma, sui ruoli che ciascuno ha nel, nella partita, insomma si può rassicurarli nel senso che comunque eh, sarete impegnati anche in questo? Ah, sì, uguale, sì certo, certo. Insomma, anche in eh, certamente. Umana. Noi abbiamo sempre, tramite la, la stampa, tramite no, i mezzi di comunicazione, abbiamo sempre informato i cittadini. Ora vediamo un attimino come organizzare dei percorsi futuri. Era un impegno che avevamo mm -hmm. anche con il Comitato. Con il Comitato ci vediamo settimanalmente perché ci interessa mantenere questo contatto importante, sono interlocutori seri e vediamo anche poi come organizzare un percorso anche istituzionale per informare mm. anche sia le, le opposizioni che anche i cittadini. Quindi vediamo, eh, cioè lo, lo, lo valuteremo in questi giorni come rapportarsi mm. con la comunità. Oh, se posso. Sì, rapidamente sì. Prego, sì, prego. Rapidamente posso dire questo anche. L'attenzione noi la terremo alta. Noi stiamo lavorando con la parte politica, con la parte tecnica della regione, ma abbiamo insieme ai nostri cittadini un fronte comune in cui, oltre a tutto ciò che deve essere fatto tecnicamente, porteremo avanti l'attenzione massima su questo. Mm. Questo non è elemento da mettere in secondo piano. Ogni mese ci sarà un'iniziativa, ci sarà un intervento che ricorderà anche alle istituzioni superiori quanto per noi è importante. Questo elemento, dal punto di vista della viabilità, dal punto di vista della salute. Assolutamente. Allora eh, ci fermiamo per qualche minuto, eh, molto bene queste parole insomma, fanno chiarezza in qualche modo, eh, danno, forniscono anche una percentuale, una parziale risposta se non altre cittadine, insomma qualche perplessità l'hanno. Eh, nella seconda parte, però, parleremo anche di, di un po' della visione diciamo così, delle sinedie, di che cosa si può fare, di che cosa si vuole fare, visto che cinque anni aspettano, eh, come dire, sono quelli che hanno davanti sia fossi che bagni, quindi eh, parleremo un po' di dove vogliono portare questo eh, pezzo importante del territorio della città metropolitana di Firenze. Qualche di pubblicità a poterne in studio, restate con noi. città turistiche più visitate al mondo. In certi casi l'impressione è che addirittura i turisti siano anche troppi. Sorge spontanea la domanda, perché non dirottare questo turismo verso le numerosissime località che conformano la città metropolitana ricche di attrattive turistiche? Bisogna riprendere la giusta strada e proporre al visitatore percorsi alternativi, che conservano per di più il sapore della novità, per non dire dell'esclusività, e che trasmettono al turista sensazioni in qualche misura più autentiche. Perciò l'Unione fa la forza e i comuni metropolitani fanno rete per elaborare strategie condivise sul fronte della preparazione delle località all'accoglienza e su quello della comunicazione. E il caso di Signa e la Strassigna alle porte di Firenze le signe città turistica è l'iniziativa promossa dai comuni di Lastra Signa e Signa presentata alla presenza dell'assessore al turismo della regione toscana Stefano Cioffo della sindaca di Lastra Angela Bagni e del sindaco di Signa Gian Piero Fossi nel corso dell'evento è stato reso noto il materiale promozionale realizzato sui due territori in particolare mappe video e immagini fotografiche progettazione turistica quindi integrata tra i due comuni alla luce del protocollo d'intesa firmato lo scorso 10 gennaio dal titolo per la promozione e valorizzazione congiunta ed integrata dei territori dei comuni di Lastra Signa e Signa, tema che a livello d'aria vasta nasce anche dal piano strategico della città metropolitana di Firenze. C'è una struttura, un pensiero dietro a queste azioni ed è il processo di ricostruzione di un sistema di comunicazione, di coinvolgimento dei territori. E di coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni. Il turismo si fa come si fa a qualsiasi attività di impresa, ma si fa con l'efficacia che in Toscana può essere ottenuta in un'attività che eh, ha mercato, ha una forte domanda ed ha in questo momento ancora un'articolazione di prodotti non pari alle opportunità che potrebbe costruire. Allora, Questa in chiusura era l'assessore al turismo, tra le altre cose della Regione Toscana, Stefano Suoff, e dice un paio di cose importanti. Mi piacerebbe chiamare in causa i nostri ospiti, in modo particolare inizialmente la sindaca di L'AstraSigna, Angela Bagni. Eh, dice Suoff: Non sfruttiamo appieno delle potenzialità che abbiamo e il turismo deve essere visto come attività di impresa. E questo insomma, è un po' un cambio di paradigma, no? perché ormai da qualche anno succede così, ma per diversi anni si è pensato che i turisti, comunque, qualsiasi, qualsiasi cosa, si cosa si facesse, arrivassero lo stesso. In realtà non è così, e in realtà anche i territori che non eh, vengono considerate automaticamente a vocazione turistica, ma magari possono essere i vostri, invece hanno molte opportunità da giocarsi. È no? vero, è vero, noi siamo praticamente, come ha detto prima Gian Piero Fossi, noi siamo Firenze, sì. siamo a pochi chilometri, abbiamo due stazioni che ci collegano con Firenze, siamo anche molto vicini alla tranvia di Scandicci, e Quindi offriamo ai nostri turisti delle gra una grande opportunità, quella di collegarsi a Firenze nella quotidianità e però ritrovare nelle nostre strutture, che sono tante, sulle nostre colline, i bellissimi agriturismi, che hanno davvero un'impronta della toscanità, e trovare quello che è una soluzione al allo stazionamento giornaliero che invece il turista trova a Firenze, noi possiamo dare tre o quattro giorni come, lo danno, come risulta anche da quella che è la nostra indagine perché i turisti che permangono le disigne rimangono più di un giorno eh, nei no, nostri comuni qualità, no, quel, che sì, sì, mm. quindi abbiamo questo che noi possiamo offrire delle belle strutture in più anche prodotti che provengono dalla dalle nostre colline di qualità, di livello, in più anche l'arte, perché mi viene in mente: sulla Strassigna, Villa Bello Sguardo, certo. l'unica dimora che Caruso ha avuto, eh, la sua dimora, che l'ha voluta sempre definire la sua dimora, quindi con un museo, l'unico museo nel mondo dedicato a lui. Inoltre, poi nei due comuni ci sono due musei importanti eh, di arte sacra, in più il museo della paglia. che si lega alla nostra storia che è quella delle trecciaiole quindi un patrimonio artistico e culturale che si va a aggiungere a quella che è l'offerta agrituristica di tutto livello quindi che, eh, anche Firenze ne, deve, cioè, eh, ne tiene conto quindi tutta questa eh, percorso che la regione e il comune di Firenze insieme hanno fatto per creare gli ambiti turisti è finalizzato a dare la possibilità a questi comuni limitrofi eh, di offrire un qualcosa di complementare a Firenze per far crescere quello che è il turismo in Toscana. Eh sì. Sì, per far crescere il turismo in Toscana e da dall'altra parte come dire, congestionare finanze invece sappiamo essere come dire, <coughs> oppressa certe volte dall'overtourism, fenomeno di cui le città d'arte sono ormai note ma che appunto rischiano poi di creare più danni che benefici. Eh, forse le chiedo anche lei questa domanda, cioè cosa da offrire anche Sindia in nello specifico, il vostro territorio i, i, rispetto ai turisti ma soprattutto dal punto di vista dell'offerta culturale, no? perché anche su questo che inevitabilmente si lega con il turismo ma anche con il turismo poi eh, della provincia, della regione, cioè non soltanto di chi viene da fuori no? per cercare qualcosa perché a volte si hanno anche dei tesori accanto a casa e non, magari non lo si sa nemmeno no? la promozione culturale di un territorio anche questo fatta magari congiuntamente è, è la chiave per lo sviluppo no? allora intanto nelle signe si vive bene e questo è il primo elemento forte chi ha la fortuna di venire a vivere un po' da noi trova una comunità viva trova situazioni in cui esiste sempre un qualcosa c'è una cultura viva, importante ci sono manifestazioni che colpiscono profondamente. Sto pensando a tutte le iniziative legate non solo al nostro folklore, ma anche alla nostra storia, alla nostra tradizione. Nel periodo di Pasqua ci sarà a signa la grande festa della Beata Giovanna, corteo di epoca antica con oltre 600 figuranti, con un mondo che si muove intorno a questo. A questo si aggiungono le feste medievali, di signa, di malmantile. Si unisce tutto quello che è il momento legato alla fiera, fiera all'estate. Nelle no. nostre terre ci sono sempre momenti, momenti di vita, ma non roba da turisti, roba fatta da chi ci abita per viverci bene, che offre direttamente. E posso dire: se uno si mette a fare un piccolo percorso all'interno delle nostre chiese, all'interno dei nostri palazzi pubblici, trova materiale da museo di grandi città ma posso dire oltre. Ci sono passaggi importanti legati al contemporaneo, legati alla scultura, legati all'arte. Abbiamo il Mare di Firenze. Abbiamo il Parco delle Nai che rappresenta insieme un luogo straordinario come ambiente da vivere, come preziosità ambientale, ma anche luogo d'arte, dove tantissime opere d'arte sono ben posizionate. Elementi che noi abbiamo insieme come comune offerto anche per le future Olimpiadi. Noi, mm -hmm. così semplicemente, quando si è parlato delle Olimpiadi dell'Appennino, Firenze e Bologna. Bologna, no? sì. Firenze -Bologna tra l'altro, proprio ieri c'è stato un incontro tra Nardella sì. e il neo governatore eh, rieletto sì, sì. dell'Emilia Romagna, Bonaccini. Insomma, proprio in, questo, in questa chiave. No? Beh, in noi rilano. abbiamo da offrire. Io penso per la canoa, Il canottaggio mm. bacino dei Renai è straordinario. Ha. 3 km da Piazza del Duomo, una delle parti. E le colline di La Strassigna, per quanto riguarda tutto quello che può riguardare dal ciclocross, il mountain bike e tutta una serie di altri percorsi, rappresenterebbe un elemento di movimento all'interno di luoghi straordinariamente belli. Mm. Perché le ville, Villa Castelletti, Villa Vello Sguardo, Villa Salviati alla Strassigna, ma vorrei dire un'altra cosa, che abbiamo e che a volte si nasconde. Noi abbiamo dentro di noi una sorta di grande outlet naturale, legato alla moda, mm. legato ai cappelli, legato alla maglieria, dove è molto facile entrare in luoghi veri, dove si produce la grande bellezza dell'artigianato toscano. E molte volte chi viene da noi ha anche la possibilità di entrare in ambiti mm. di questo tipo. Eh sì, tra l'altro il turismo aziendale e il turismo industriale è, una, insomma, è, un, è un segmento abbastanza eh, riconosciuto e importante soprattutto per la provincia fiorentina, insomma che appunto come diceva Fossi ha molto da offrire. Eh, ricordiamo che eh, voi avete firmato proprio a questo proposito, come vuol dire, per, sullo sviluppo culturale un protocollo d'intesa eh, per fare che cosa Bagni? Velocemente però no, quali sì, sono le per linee? Per promuovere il nostro territorio perché il brand delle signe, riteniamo mm. che sia un brand storico legato a, sia alla creatività ma legato alla storia legato all'arte importante per Firenze, importante per la Toscana, ma che vede al centro le signie per yeah. tutto quello, per tutto il patrimonio che hanno. Quindi diciamo sviluppare dei protocolli unici e comuni per, per promuovere insieme. Eh, da qui le poi partiranno mm. delle stagioni, la, stagione, la prossima stagione estiva che ci vedrà uniti con iniziative, incontri, nei okay. vologhi più significativi dei due comuni e da qui poi si svilupperanno vari mm. progetti perché riteniamo fondamentale quest'unione che per l'inizio poi anche di altri percorsi. Hmm, eh, magari la fusione un giorno, no? non lo diciamo, ormai è una parola che non va più di <ride> no, moda. no? Assolutamente, porta, no? Ma, ma qualche, porta male. Sembra anche a me. Qualche tempo fa non si parlava d'altro, oggi è un po' passata di moda. Um, no, voglio farvi una domanda, però l'avete già accennato a parte la Poi su questo anche Fossi eh, eh, la, la, la questione economica, cioè dello sviluppo di un, di un um, polo economico no? nelle signe, Perché eh, parlava di Scandice, evidentemente. Firenze, la città metropolitana di Firenze, ha fatto molto in questi anni. E insomma, se abbiamo retto forse la risposta meglio che da altre parti, soprattutto nella Toscana centrale, evidentemente anche per un, per un circuito, soprattutto nel settore moda che funziona molto bene eh, che cosa, come dire, quali sono i vostri, eh, la vostra visione, no, anche dal punto di vista economico, eh, delle ricadute economiche sul vostro territorio di ciò che potrete fare da qui ai prossimi cinque anni Magni, parto da lei poi forse. Ma Sicuramente, cioè, Scandicci conf confina con la Strassegna mm -hmm. e tutto il polo scandiccese trova poi dei collegamenti anche con quella che è la zona industriale di Lastra, però noi siamo sempre stati importanti per, eh, che riguarda, per quanto riguarda il bello e per quanto riguarda anche la creatività, infatti su Malmantile noi abbiamo un polo industriale molto importante per quanto riguarda il discorso della calzatura, mm. quindi questo riteniamo eh, importante sempre cercare di tenere dei collegamenti con queste aziende, abbiamo dei contatti abbastanza vivi con le aziende del, del territorio, cerchiamo di eh, sviluppare dei percorsi per poterli agevolare, sicuramente poi eh, gli industriali hanno dei canali suoi e eh, via dicendo, però quello che noi vogliamo fare è mantenere vivo questo contatto, quindi abbiamo migliorato quella che è la zona industriale di Lastra sotto l'aspetto della sicurezza, perché essendoci aziende che hanno anche dei grandi patrimoni in uh, che stazionano nei magazzini, quindi questo era un tema che interessava molto agli industriali. Quindi abbiamo dosato la zone, le zone di videosorveglianza, collegandosi poi in rete, e questo mm. lo riteniamo fondamentale. Abbiamo migliorato anche que quello che è il decoro di, di quelle zone. Dopodiché abbiamo anche un contatto continuo con le associazioni. A breve <coughs> firmeremo, insieme a Sini e ai Comuni della Piana, un protocollo anche con l'associazione industriale. E questo focalizzerà i vari punti che noi dovremo poi sviluppare nell'interesse eh, comune sia dello sviluppo dell'attività che anche poi nel migliorare certe condizioni di, di, per quanto riguarda l'attività e la continuità dell'attività. Eh, è molto chiaro. Senta Fossi chiudo con lei anche su questo se vuole, però voglio chiedere una domanda, perché lei insomma in qualche modo è. Oh, guarda sempre al domani no? in un certo senso guarda alla visione che ha del suo territorio eh, le chiedo questo anche senza voler per forza affrancarsi da quella che è stata la gestione del comune lei ne faceva parte peraltro insomma, nella giunta precedente eh, che cosa è mancato secondo lei in questi anni che, che lei vorrebbe portare a termine o comunque rilanciare nel corso del suo mandato per, per quanto riguarda Signa diciamo quando si parla di mancare quando si parla di modificare si entrano discorsi spesso un po' oziosi io penso che ci sia un percorso che inizia, si muove in un certo modo poi si sviluppa e si sviluppa sempre e su questo io voglio dire come obiettivo principale prima di tutto il lavoro uh -huh. mi aggancio pienamente in questo noi siamo arrivati ora a dover dare il via a quello che è il nostro piano operativo e quello che è il nostro piano strutturale dove lo spazio alle nostre imprese avrà un canale privilegiato noi vogliamo che gli imprenditori che hanno intenzione di muoversi, di darsi da fare, di investire sul nostro territorio, abbiano tutte le possibilità di poterlo fare, senza avere tutta quelle serie di ostacoli che troppo spesso anche la nostra stessa burocrazia ha messo avanti nella piena legalità, nella piena attenzione, noi vogliamo che chi offre lavoro, chi crea lavoro possa avere modo. Di darsi abbondantemente da fare Do un dato, un dato che mi viene da un importante centro bancario: il tasso di disoccupazione nel nostro territorio è poco sopra il 5%. Mm. Quindi siamo su una situazione dove non dobbiamo essere assolutamente contenti, ma in ogni modo, sì. in qualche modo, le nostre imprese, le nostre attività, la nostra offerta è importante e in qualche modo, non dico all'altezza della situazione, ma la sta seguendo. Noi continuando un itinerario di governo che viene da lontanissimo abbiamo intenzione di continuare e di andare oltre, sempre verso una direzione che può rendere il nostro grande territorio delle signe sempre più strategico, sempre più vivibile, sempre più importante e lasciatemelo dire sempre più bello. Grazie mille Giampiero Fossi e Angela Bani per essere stati con noi entrambi, grazie a tutti per averci seguito la casa, Telegram termina qui e noi ci vediamo domani. Buona serata a tutti. bien